Ciao, io sono Luca Ranzani e questo è il miglior modo per farvi capire chi sono. Sono un intervistatore e produttore musicale. Per chi non mi conosce, questo è un buon modo per conoscermi. Ciao amici di Luca Ranzani. Ciao amici di Luca Ranzani. Ciao amici di Luca Ranzani. Ciao a tutti, sono Katia e oggi risponderò alle domande di Luca Ranzani. Di raccontare la mia storia, mi servirebbe una trilogia da Signore degli Anelli. In realtà è una storia abbastanza comune a tanti. Accadeva che esattamente il momento in cui io iniziavo la mia avventura qua a casa, tra le mura domestiche, vivevo un dolore grande. E ricordo appunto che questo luogo era diventata un po' la mia medicina. Io ricordo che aprivo quella porta e entravo come se avessi uno zaino carico di grande peso. Ma ricordo anche che entravo qua dentro e iniziavo a respirare, iniziavo a ritrovare un pochino, se vuoi, anche la speranza di potercela fare. Per cui a volte entravo e piangevo, a volte entravo e ridevo, a volte entravo e non volevo parlare con nessuno, ma il fatto di venire e sapere che c'era un posto per me, in cui sentirmi brava, in cui poter essere me stessa, senza pretese, e un posto che mi faceva bene alla testa, mi faceva bene al cuore, mi faceva bene all'anima, era proprio la mia medicina, una medicina per il cuore. Quando si parla di allenamento, si associa anche di solito il sacrificio, perché è faticoso allenarsi. E è faticoso mettere insieme tutto, il lavoro, la famiglia, l'allenamento, le stanchezze sono tante, le cose da fare sono tante. Una delle cose che non ha mai caratterizzato il mio momento di allenamento è proprio la parola sacrificio. Era un sacrificio rinunciarvi, era un sacrificio quando per esigenze familiari o esigenze di lavoro non potevo essere qua, non potevo allenarmi. Per me il vero sacrificio era quello. Non ho mai vissuto la fatica come un qualche cosa da scansare. Forse è stato anche questo che mi ha aiutato ad andare avanti, a non fermarmi mai, a crescere sempre, no? Ma il sacrificio e l'allenamento per me non sono due parole che vanno insieme. Non possono andare insieme perché per me la fatica è qualcosa di fondamentale nella vita. Ho capito che non si raggiungono gli obiettivi senza aver fatto fatica. La fatica è fondamentale. La fatica è quello che ci insegna a stare in una situazione di non comfort, ma poi da tanti risultati, da soddisfazione. Io ricordo che nel momento di massima fatica dell'allenamento, era proprio in quel momento, c'era un momento sempre in cui nella mia testa passava il pensiero: adesso basta, ti fermi, non ce la fai più, non ce la faccio più. Quello è il momento, a mio parere, di svolta, perché quante volte nella vita noi ci troviamo a dire basta, io mi arrendo, non ce la faccio più. Vivere tutti i giorni, perché per me l'allenamento è qualcosa di quotidiano, vivere questo momento tutti i giorni mi ha educato, mi ha forgiata, mi ha modellata e mi ha resa più forte, perché proprio in quel momento in cui uno sceglie di non arrendersi alla fatica dell'allenamento, ma poi nella vita sceglie di non arrendersi,
è proprio il momento più importante, è il momento di svolta. Io dentro la fatica ho ritrovato una Katia forte. Io non pensavo di essere in grado di poter sostenere un tipo di allenamento così. Non pensavo di sostenerlo per così tanto tempo. E mi sono scoperta forte, mi sono scoperta, va di moda adesso questa parola, resiliente. Mi sono scoperta capace di affrontare le sfide, capace di stare davanti alla fatica, di stare davanti al dolore. E io ricordo una cosa che mi ha sempre colpito. I miei bimbi ogni tanto venivano a trovarmi mentre mi allenavo al sabato mattina, venivano al box, e un giorno Martino, il mio grande, mi chiedeva: mamma, ma perché ti alleni così tanto e così forte? Un po' meno, mamma. E io gli ho detto: Marti, la mamma si allena così forte perché deve combattere un drago, deve combattere un drago potentissimo, per cui la mamma il giorno che combatterà il drago sarà preparata, sarà forte. E questa cosa lui ha sempre colpito, che dice: ma che drago? Però io ho sempre avuto questo pensiero, che io, come dire, mi rinforzo ogni giorno di più, divento sempre più forte, che non vuol dire che uno è invincibile, che deve vincere qualsiasi sfida nella vita, ma che ci sia questa prospettiva di possibilità di superare gli ostacoli, di superare i dolori, di superare le fatiche, questo sì, e che i miei bimbi possano vedere che per le battaglie ci si deve preparare. Attraverso l'allenamento sicuramente vado a lavorare sul mio fisico, ma non è sufficiente. Possiamo allenarci mille ore, ma se poi non ci agganciamo a un'alimentazione sana ed equilibrata, e a mio parere una cura anche di quella che è la nostra mente, non andremo molto lontano. A questi tre mattoncini io ci aggiungo tre pilastri che a mio parere sono i tre grandi maestri della vita, che dal mio punto di vista sono la disciplina, la costanza e la pazienza. Sono cose faticose a cui ci si educa nel tempo, ma senza la disciplina io non vado ad allenarmi tutti i giorni, o non vado ad allenarmi quando sono proprio stanco. La costanza: se non mi do un target di costanza nel tempo, non raggiungo gli obiettivi. E la cosa che per me è più difficile, la pazienza. Ci vuole tanta pazienza. Io sono diventata coach dopo 7 anni di avventura, come prima mamma, neomamma, e poi piano piano un po' più atleta, ma definirmi atleta è un po' troppo, sicuramente coach, ma ci ho messo almeno 7 anni. In questi 7 anni ho avuto tanta pazienza durante un brutto infortunio alla schiena, tanta costanza nell'andare a fare la fisioterapia e tanta disciplina nel costringermi a volte a fare anche cose che non mi andava granché di fare. Dunque, allenarsi bene è importante, ma cosa vuol dire allenarsi bene? Potrebbe essere molto soggettiva questa cosa. Io posso dire il mio pensiero di che cosa voglia dire allenarsi bene nella disciplina del CrossFit. Allenarsi bene per me è innanzitutto presentarsi in palestra, che non sembra, ma
è a volte la cosa più complicata. Quindi entrare al box, presentarsi al box, innanzitutto esserci, questa è la prima cosa. E nel momento in cui io decido di esserci, io chiedo il 100%. Lo chiedo a me, lo chiedo a chi si allena con me, lo chiedo perché, a mio parere, chiedere tanto vuol dire dare valore all'altro. Tendenzialmente chi ci interessa di meno, come dire, lo teniamo un pochino, anche se non mi dà il massimo, fa niente, ma se io sono qua è perché tengo a chi è qua con me, a chi si allena con me, ho imparato a volermi bene, quindi tengo a me, e come chiedo il 100% da me, chiedo il 100% a chi si allena con me. Quindi allenarsi bene vuol dire dare il massimo, essere ambiziosi, che non vuol dire pretendere l'impossibile, perché c'è una bella differenza tra pretendere l'impossibile e chiedere il massimo. Ognuno per quello che può dare, ognuno al punto in cui è, nel momento in cui è, ma in quel momento chiedere tutto, dare tutto, che è secondo me la cosa che fa scaturire la soddisfazione poi. Allora, la domanda che mi fanno spesso le mie amiche, le mie colleghe, le persone che mi conoscono, mi dicono: ma come fai a trovare il tempo per allenarti? Hai mille cose, due figli, campi da calcio, il lavoro. In realtà è proprio una questione di priorità. Per me l'allenamento è una priorità, ma perché fa star bene me. Ad un certo punto io ho scelto di volermi bene, di volermi ascoltare, e ho capito che se io stavo bene, io ero serena, stavano bene un po' tutti, i miei bambini erano sereni, io ero contenta, e il tempo capisco essere una delle ricchezze più grandi che uno può avere al giorno d'oggi. Il tempo è ciò che ci manca di più, ma è una questione di magici incastri, io li chiamo, in base ad una scala di priorità incastro il mio allenamento. È un po' folle il pensiero, io quando penso alla mia settimana, nei miei orari, io cerco di visualizzare l'orario, il buco libero, l'orario libero in cui io posso allenarmi. Cerco anche di giostrare alcuni impegni di modo da avanzare del tempo per allenarmi. Io mi ricordo i primi tempi, quando avevo iniziato, i bimbi piccoli, preparavo la cena prima, molto prima, con largo anticipo, oppure preparavo più pasti insieme di modo da poterli riscaldare. Ricordo che riuscivo a venire alla classe dalle 8 alle 9 di sera, per cui era abbastanza tardi, ero abbastanza stanca, ma io preparavo tutto prima, apparecchiavo e facevo mangiare i bimbi, mangiavo con loro, mangiavo nel senso che ero seduta con loro a tavola, e dopodiché gli dicevo: adesso lasciamo tutto qua, li affidavo a chi riusciva ad aiutarmi in quel momento, e uscivo e andavo ad allenarmi alle 9:30, 10 meno un quarto, quando rientravo a casa, sparecchiavo, facevo i piatti e mettevo i bimbi a letto, ecco. Quindi io ricordo anche, adesso che mi viene in mente, mi allenavo in casa, quando i bimbi si addormentavano mi mettevo sul tappeto e facevo quello che riuscivo a fare, insomma. L'importante, a mio avviso, è non fermarsi, anche mezz'oretta ricavarsela, perché è quella modalità di disciplina, di consistency, mi viene in inglese, e di
A volte pazienza, perché bisogna avere pazienza quando le cose non si incastrano perfettamente, che ci aiuta a crescere. Dunque, una classe di CrossFit dura un'ora, sono 60 minuti di allenamento, tendenzialmente divisi sempre nello stesso modo, quindi è anche molto facile adattarsi, capire, entrare subito nell'ottica, nel workout. Questa disciplina è davvero una disciplina adatta a tutti. Io poi combatto contro questa immagine del CrossFit, del super atleta, dell'elite, di quelli che fanno le gare, di quelli che competono, dei games. C'è tutto un mondo di bello, molto bello, di chi fa CrossFit al proprio livello, a proprio modo, secondo le proprie esigenze, i propri limiti fisici, mentali, quello che si vuole, ma è davvero adatto a tutti. E mi viene da dire, questo è davvero uno spazio di possibilità, di benessere, di trovare il proprio equilibrio, di trovare finalmente, adesso va molto di moda, la versione migliore di noi stessi, ecco. A chi vorrebbe entrare in un box di CrossFit o entrare nel settore? Beh, sono già due cose diverse. Io vorrei limitarmi a parlare a chi vorrebbe, ma è intimorito, perché io capisco che l'immagine del crossfitter o della crossfitter può intimorire. In tante mi dicono: no, ma è una cosa che è troppo faticosa, è troppo usurante, è troppo, no? Ecco, questo troppo è un'immagine, è un'idea che si ha di CrossFit. In realtà, per tutta anche una questione di una possibilità di scalare l'esercizio, di variare l'esercizio, è davvero una disciplina adatta a chiunque. Io mi alleno con ragazze più giovani, con signore un po' più anziane, ma mi alleno esattamente con loro ed è bello, ed è proprio bello, perché si è insieme a portare a termine un compito, si è insieme perché nel momento in cui io incontro qualcuno più avanti di me nell'allenamento, può essere per me uno stimolo. E per me incoraggiare a migliorarsi è veramente un grande onore. Io riconosco nel coaching e in questa mia nuova avventura da trainer un grande onore, una grande responsabilità nel guardare chi ho davanti e davvero nel cercare di regalargli quello che per me è stato il CrossFit, è stata questa disciplina, è stato questo ambiente, è stata questa community, e per me è davvero importante riuscire ad allenarmi, perché mi alleno durante le classi io, riuscire ad allenarmi con tutti quanti, insieme al box, a tutti, insieme alla classe, insomma. Quindi direi che è il momento giusto per entrare in box di CrossFit. Ora vado ad allenarmi.